caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi torniamo a incontrare un poeta che abbiamo già avuto occasione di frequentare, Robert Frost, grande poeta americano e, come Walt Whitman, grande cantore dell'individuo. La poesia che vi propongo oggi è una delle mie preferite in assoluto e amo spesso riproporla e amo spesso riascoltarla perché mi dice tanto anche della mia vita, che è sempre stata costellata di scelte non facili, di strade difficili da imboccare, di strade piene di incognite. Io non sapevo dell'esistenza di questa poesia e non sapevo neppure che si possono scegliere strade non battute, sperimentare strade nuove. Così come non sapevo neppure, come dice Gesù, che è la porta stretta quella che conduce alla felicità e non la porta più larga. La mia non è stata una scelta quando mi sono imbattuto in queste strade difficili. Non avevo scelta a tutti gli effetti e forse a guardare ora indietro è stata una fortuna. Anche se sul momento, devo dire, sembrava tutto tranne che una fortuna. Ma adesso penso di averlo capito e quando faccio scelte di strade difficili o di strade più impervie di quelle battute o di strade non battute, lo faccio consapevolmente, lo faccio con una precisa intenzione, lo faccio appunto con una precisa scelta. E questa poesia mi ricorda sia quelle scelte che non avevo fatto, quelle inevitabili strade non battute che ho dovuto per necessità imboccare, e anche invece adesso la consapevolezza, la scelta di poter sperimentare strade differenti. Vi invito a pensare a questa poesia bellissima di Robert Frost, che si chiama proprio La strada non presa, come una sorta di innesco, di ancora di pensiero, sia quando dovete imboccare strade rischiose e non avete altra scelta, sia quando invece avete la possibilità di scegliere tra una via consueta, che sapete già dove vi porterà, e invece strade differenti che vi permettono di sperimentare, con qualche rischio, percorsi inediti e innovativi, che sono gli unici che vi possono portare dei veri risultati. Robert Frost, La strada non presa, voce Fabio Farnè. Due strade divergevano in un bosco d'autunno. E dispiaciuto di non poterle percorrere entrambe, essendo un solo viaggiatore, a lungo indugiai, fissandone una, più lontano che potevo, fin dove si perdeva tra i cespugli. Poi presi l'altra, che era buona ugualmente, e aveva forse l'aspetto migliore, perché era erbosa e meno calpestata, sebbene il passaggio le avesse rese quasi uguali. Ed entrambe quella mattina erano ricoperte di foglie che nessun passo aveva annerito. Oh, mi riservai la prima per un altro giorno, anche se, sapendo che una strada conduce verso un'altra, dubitavo che sarei mai tornato indietro. Lo racconterò con un sospiro da qualche parte tra molti anni. Due strade divergevano in un bosco ed io presi la meno battuta. E da qui ogni differenza è venuta. Bene, cerca di
portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.